Allora Gloria, io ti ho conosciuta oggi, ma raccontavo alla Maddalena in occasione del 25 aprile che ero rimasta così sorpresa perché nei festeggiamenti per questa data così importante avevano intervistato molti ragazzi e diciamo che quasi l'80% dei ragazzi non sapeva assolutamente nulla del 25 aprile, chi ha detto addirittura che era una festa religiosa, che era, non so, niente. Io mi ricordo benissimo a Firenze, io vivevo a Firenze, ero nel centro della città, abitavo in Via delle Ruote e mi ricordo benissimo quella mattina in cui all'alba fummo svegliati dai vetri rotti delle finestre che erano caduti sui nostri letti, perché erano stati fatti saltare i ponti per cercare di complicare la salita degli americani, degli alleati, e quindi avevano creato queste rovine per impedire agli alleati di attraversare l'Arno con i ponti, quindi i ponti erano saltati e quello è stato il primo grandissimo shock. Eravamo molto spaventati, non ci siamo feriti ma per puro caso, e fu opportuno scendere al piano di sotto per essere più sicuri, anche perché cominciarono i cannoneggiamenti tra gli alleati che cercavano di entrare e i franchitiratori soprattutto, non solo i tedeschi ma anche i franchitiratori. Quindi dalle finestre partivano cannonate, non cannonate, insomma, partivano degli spari e quindi andammo al piano di sotto, poi da lì ancora non era sufficientemente sicuro, al piano di sotto ancora, e scendendo, ogni notte scendevamo un piano finché andammo a finire in cantina addirittura. Poi passarono interminabili giorni, fu chiamato il terribile agosto fiorentino, quell'agosto del 44 che ricordo così bene, perché il terribile agosto eravamo senza acqua, senza luce, senza gas, praticamente senza cibo. Si dovevano fare delle code infinite con le damigiane per andare a prendere in certe fontanelle l'acqua, per avere un minimo di acqua, perché dai rubinetti non scendeva nulla. Provate a immaginare cosa significa essere senza luce, senza acqua, senza gas. È veramente la guerra, posso dire di averla conosciuta, ed è una cosa mostruosa. Bisognerebbe sempre trovare, non si risolve nulla con le guerre, soltanto distruzione, morte, infelicità. Allora, quando finalmente, nonostante tutte le rovine dei ponti, nonostante tutte queste complicazioni, gli alleati riuscirono a entrare a Firenze, ero anch'io lì al Palazzo Medici di Carti. Io mi ricordo che ero in piedi su uno di quei gradoni a fare festa agli alleati che entravano e furono accolti con una veramente questo senso di gioia, di fine di un incubo, insomma. Perché la guerra è terribile, è terribile. Dopo alcuni giorni, io con mio fratello e la mia amica Franca decidemmo di andare a vedere le rovine dei ponti. E quando fummo lì in mezzo a tutte quelle macerie, davanti all'Arno e tutta quella distruzione, ci commovemmo così tanto e ci mettemmo a piangere. Io avevo 11 anni, mio fratello 12, la mia amica Franca ne aveva 13. E mentre eravamo lì così commossi, non ci eravamo accorti, ma un ufficiale americano ci stava osservando e si avvicinò, rimase colpito dalla commozione di questi tre ragazzini. E venne incontro a noi, ci fece delle domande, ci offrì dei cioccolatini, delle cose, e poi dopo ci accompagnò a casa. Non è possibile dimenticare il significato del 25 aprile. Il 25 aprile significa
La fine, perché parliamo del 25 aprile del 45, quindi l'anno seguente, perché ancora la guerra non era finita, a Firenze finì alla fine dell'agosto 44, perché ormai erano arrivati gli alleati, ma poi l'Italia era lunga e la guerra, non solo l'Italia, c'era anche il resto dell'Europa, e la guerra fu considerata chiusa il 25 aprile 1945, ecco perché trovo che è veramente colpevole perdere il significato immenso di questa data e non si dovrebbero dimenticare delle date così importanti.